Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio degli ingiusti anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita. Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prenderete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna, sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello? Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e per di più davanti a non credenti. È già per voi una sconfitta avere liti tra voi. Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Siete voi, invece, che commettete ingiustizie e rubate, e questo con i fratelli. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi. Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio d'Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare, e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Gesù sceglie gli apostoli dopo una notte di preghiera. Pare che non ci sia altro criterio in questa scelta se non la preghiera, il dialogo di Gesù col Padre. Non dimentichiamo che quello che sostiene ognuno di noi nella vita è la preghiera di Gesù per ognuno di noi, con nome e cognome, davanti al Padre, facendole vedere le piaghe che sono il prezzo della nostra salvezza. Anche se le nostre preghiere fossero solo balbetti, se fossero compromesse da una fede vacillante, non dobbiamo mai smettere di confidare in Lui. Io non so pregare, ma Lui prega per me. Sorrette dalla preghiera di Gesù, le nostre timide preghiere si appoggiano su ali di aquila e salgano fino al cielo. Non dimenticatevi, Gesù sta pregando per me. Adesso, nel momento della prova, nel momento del peccato, anche in quel momento, Gesù con tanto amore sta pregando per me.